Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ottenimento di un nuovo tipo di scarica, ovvero questa qui del fuoco. E questo potenziamento ce l'ha gentilmente dato una voce misteriosa che a quanto pare non è più dotata di un corpo, non un corpo fisico perlomeno. Quindi la nostra missione di oggi è aiutare l'IA a entrare nella simulazione. Dobbiamo andare a 400 metri da qua. Kitty, this Barmy AI won't help me break into other simulations unless he gets a body. So how do we get him one? Sarà facile. Ok. Where can I get one? You're in luck. The Zin have a bunch in transit right now. Che culo! Guarda un po', andiamo al nostro vecchio appartamento. Brown. The Zin are using CIDs to bring a downed hotspot. Okay. Online. Once you have a CID from them, get it to a safe spot and wipe its old programming so the AI can upload its personality into the new shell. Sarà facile. Dobbiamo solo riuscire a prendere una di quelle palline. Get a CID there. One man surgical che è di qua. Sure. Go with that. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Zin while trying to hack that device. Va bene, ora che abbiamo la planata è tutto più semplice. AI a body in the real world too. Penso di sì. He's entirely digital. You could download him to your phone if you wanted. Esatto. Does he want a body? Can't imagine he wants to be stuck in a simulation forever. Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. Brava ragazza. E guarda un po' il caso, ci sono già dei nemici. Va bene, ci penso io. Beccatevi questo, stronzi. Along with the CIDs, Zin are transporting. Speravo di prenderne molti di più. For a contained force recursive feedback projector. Mamma mia, che male. Imagine a gun that fires a bullet that bounces. Dolore metafisico e mentamentale. Like a pinball racking up a billion points. Still bollocks. Ecco fatto. Aspetta, aspetta che ora arrivo. Dio mio. Cosa devo fare? Ah, ok, devo prendere questo. Il fucile rimbalzante, eh? Questa è una di quelle armi carine, ma che non uso mai. Non ho usato mai, perlomeno. Va bene, posso fare qualcosa o devo... Ok, no. Va bene. Vediamo quale di questi è il migliore. Ne. E è morto. Esatto. Aspetta che lo accarezzo allora. Ed è esploso. Aspetta, proviamone un altro allora. Questo qui sembra che regga botta. Che culo. Meno male. No, è morto. Ah no, invece è intero. Dai, vieni con me. Get to a safe spot so you can crack it open. Allora, il fucile in realtà non è neanche male perché fa un danno abbastanza decente, ma non abbastanza. Per fortuna la pallina però mi segue abbastanza rapidamente, mi sembra. Non la vedo, ma so che mi sta seguendo. Qua. Keep an eye out while I work on this. I guarantee the Zin have a way of finding these devices. Va bene. Allora io mi occupo degli stronzi che arriveranno. Don't let them take the CID. Dove sei? Ecco fatto. Difendi Sid. Tranquillo, finché io sto qua in alto non mi possono prendere. A meno che non arrivi un elicottero o qualcosa di simile, appunto. Allora... Madonna mia. Un po' esagerato, eh. Giusto, pelo esagerato. Poco. Quello è un nemico? Non lo so, ma mi sta antipatico, vai via. Oh, hey! I found the tracking device. Wrap it up already. Aspetta. You like to take over? I could shoot aliens for a while. What's the point? Ecco fatto. Tutto bene, robottino? Ho bisogno di ricaricarmi le munizioni, però, eh. Appena riusciamo, dobbiamo fermarci a un... Stavo dicendo.
Dove sei? Bastardo! Dicevo, appena riusciamo, dobbiamo riuscire a fermarci a un negozio di armi. Devo prendere le munizioni per il fucile. It works! Sei a posto? Ok, CID is cracked and clear for uploading. Inputting the AI code now. E che devo fare? Devo aspettare di nuovo? 55 minutes. May as well be the rest of my fucking life. Look, the connection in this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster. Va bene. Perché no allora? Because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded. Chi l'avrebbe mai detto? Well, probably, but... And we're setting up shop over there. Chissà se però in realtà puoi veramente aspettare quei 40, anzi 55 passa minuti. Ecco fatto. Esatto. Il tipo mi sembrava abbastanza affidabile. Miller? Oh my god, why? Perché è abbastanza geniale come te? He's useful. Esatto. This is all a bit overwhelming, Kinsey. I want him to help you with all the cyber stuff. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one, Kinsey. E questo è vero. Let's find Matt. Ed è incredibile che sia lui stesso a dirlo. Cioè, pensa quanto coraggio ci vuole per dire: questo tizio ha cercato di uccidermi, però è un genio. Dobbiamo avere lui in squadra. Allora, io mi prendo le munizioni intanto. Ecco fatto. Abbiamo un po' di soldi in eccesso? No, ci manca ancora un bel po'. Allora, con 17.000 dollari cosa possiamo comprare? Possiamo abbassare il surriscaldamento dell'arma, che con questo rateo di fuoco, effettivamente, è un bel bonus, dai. Quest'arma è veramente buona. Se riusciamo veramente a aumentargli il rateo e il riscaldamento, già i danni li fa di per sé, ma poi se li aumentiamo... Capiamoci, abbiamo 6.000 dollari, direi che possiamo aumentare il danno della pistola. Il danno della pistola è molto buono già di per sé, ma se riusciamo già ad averla bella potenziata, siamo a cavallo. Forza, vieni con me, robottino. Ed eccoci arrivati a una zona bella sorvegliata, ovviamente. Beccati questo. Basta? Solo due esplosioni? Che tristezza. colpito nel ginocchio. Devo dire che in Sintro 4 faccio molta meno fatica a colpire i nemici in testa. Dai, forza, vieni qui. Faccio molta meno fatica. Aspetta che so già cosa succede dopo. Cazzo, 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 cazzo. Kinsey? Part of the process. Might want to rethink that process. Full download should only take about 16 minutes. Minchia. There's some way to make it go faster. I'll see what I can find. There might be additional access points we can use to increase the bandwidth. Vabbè. Proviamoci intanto. Dobbiamo solo riuscire a reggere botta, no? Ecco fatto. Rimettiamoci le nostre pistole. Intanto mi faccio un giretto a raccogliere soldi e vita, che abbiamo abbastanza bisogno di soldi, quindi fa sempre piacere averne in più, eh. Ecco un altro nemico che arriva. Madonna mia. Madonna mia. Veramente, col surriscaldamento abbassato, quest'arma è terrificante. Eccoli che arrivano dai lati. L'ho visto tipo usare, ti ho visto. Allora, dammi quello scudo. No. Dammi lo scudo. No, ho sbagliato mitra. Ecco fatto, dov'è il mio? Ma porca puttana. Dov'è il mio mitra? Oh, nemici. Addio nemici. Dov'è il mio mitra ora? Oh, che palle.
Personality transfer at 31%. Eccolo. Ti ho trovato, per fortuna. Ok, dov'è che si trova? Qua sopra. Guarda un po' come la risolviamo. Solo? Due? Che tristezza. Beccati questi chiodi, stronzo. Il mitra dovremmo riuscire ad aumentarlo il danno, quello sicuramente. Questo mitra qua non è male, ma se riusciamo ad aumentare il danno è meglio. Poi mi piace un sacco la texture del come si chiama? Della sparachiodi, ci sta da Dio. Becca di questo. E ora cade. Puff. Dicevamo. Eccolo lì, il prossimo. Beccati questo. I'm on the second one. Aspetta. Troppi pochi danni, veramente. Dio mio. Allora, questo è il fucile a pompa più preciso che abbiamo mai usato su Centro. Che poi vabbè, è nella categoria fucile a pompa, ma non è proprio un fucile a pompa. Quello me ne rendo conto anch'io. Troppo? Ci penso io. Ci penso io, tranquilla. Dove sei, Sid? Eccomi qua. Oh, fermo. Meglio? Ok, we're good. Pensa se esplodeva. Pensa se esplodeva e poi dovevamo rifare tutto. Esatto. Non ci pensa. Eccoli che sono già arrivati i nemici. I nemici grossi. Questi sono. Oh, calmo. Aspetta che adesso esplode. Ecco, la mia preoccupazione principale. Raffreddalo. Ecco qua, aspetta, lui dovrebbe avere. Eccoti qua. Suppose we could put Sid in a murder bot instead. Do you really want to give some rogue AI an exoskeleton equipped with a complement of weapons and a history of violence? Torna giù. No, I guess not. Besides, dove sei? We already got a real CID body for him on the ship. E ora cade. Che è successo? Cosa mi ha fatto volare? Scusami. Dov'è l'arma? Eccola qua. Scusami, sono armi gratis. Usiamole, no? Finché possiamo. Questa cos'è? Il lanciamine. Oh my god, why does this hurt so much? Ti stai riscaldando di nuovo? Anzi, aspetta. Usiamo questo. Ne arrivano altri. Che mi frega, sono armi gratuite, ragazzi. Ridammi questa. Dai, solo un altro minuto. Data bottleneck encountered. Ci manca solo un altro minuto. Eccoli che arrivano. Stai buono tu con quello scudo. Abbiamo ancora 200 e passa munizioni, voglio dire. Perché dovrei sprecare le mie quando queste sono gratuite? Ecco fatto. Abbiamo già 2000 e passa dollari, Ed eravamo a $300 poco fa. Eccolo lì che ti pareva che non arrivava. Dai, fermati. Dai! Volevo raffreddarlo io. Si è abbassato nel momento peggiore. Aspetta che arrivano. Beccati questo. Easy time. Che dire, eh? Due.
1. Download complete. All right. Time to kill us some aliens. Oh god. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Bless you, Sid, you vicious little rascal. Ciao, Sid. Nemico. Oh, è verde questo, eh. Dove sei? Stai buono. Porca miseria. Vediamo, secondo me è quadrato il primo. Oh, no, ho sbagliato. Ho indovinato. Triangolo X invece. È stata di una facilità inumana, per fortuna. Wow, che poteri! Mi sento potentissimo! Wow! This is my scarf. La tele cinesi! Welcome to being able to move things with your mind. Beh, è un ottimo potere, devo dire, no? Mi fanno ridere le persone che volano. Aspetta. Aia, che male. Che tra l'altro, aspetta, la telecinesi ha uno dei potenziamenti che più adoro, quello dell'elettricità. Aspetta che devo... Vieni qui, dove sei? Ma poi perché dovrei mettermi a lanciargli la roba per abbassargli lo scudo quando semplicemente usando l'esplosione posso ucciderlo prima? Ho sbagliato, tra l'altro, volevo usare questo. Vieni qui. L'ho preso. Fatto. Semplice. Dammi i soldi. Fidati, ce l'avrò. Soprattutto perché adesso faranno il gioco del professor Genki. Attiva Sid, completata. $2,000-$3,000, perfetto. 21 di esperienza. E abbiamo sbloccato la telecinesi. Telecinesi forza. Equipaggio Sid. Compagno Sid. E un nuovo varco a Downtown Sud. Più l'arma fucile a rimbalzo. Arma che è carina, per carità, ma non la userò. Tra l'altro, How the Saints Save Christmas. Bello. E visto che già ci siamo a questo punto, direi facciamo un salto a prenderci i soldi, grazie a 8000 passa dollari, al negozio di armi. Perché c'è un'arma che io adoro, ma non mi ricordo se si sblocca. Non mi ricordo se si sblocca una volta che fai una missione o si sblocca comunque giocando. Ed eccolo qua, è stato ripulito. Non è vero, manca solo lui. Vieni qui. Vediamo, abbiamo un bel po' di soldi. Dovremmo riuscire a potenziarlo sto fucile, no? Abbassiamo il surriscaldamento al minimo. Va, che bello che è questa texture, cazzo, per l'arbor. E niente, l'arma che dicevo ancora non c'è. Probabilmente si sblocca proprio con una missione. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.